Per due giorni Bergamo, capitale della ginnastica ritmica, ospita le prove di specialità valide per l'assegnazione del titolo nazionale. Qual è l'importanza per aerobica ginnastica che naturalmente dopo aver dato alla nazionale una figura di spicco come Daniela Masseroni continua la sua attività per la promozione di questa importante disciplina? Beh, innanzitutto ti ringrazio di questa opportunità. Sabato e domenica va in scena questo campionato nazionale di specialità, che è un po' una bella vetrina per le giovani promesse delle squadre nazionali. E ci saranno un bel po' di ginnaste provenienti da tutta Italia, 80-90 ginnaste, che si alternano fra sabato e domenica. Domenica poi ci saranno le fasi finali, dopo le semifinali di sabato. Una bella gara. Per il pubblico, per gli appassionati, anche la possibilità di esibizioni molto particolari. Sì, infatti, oltre alle ginnaste sono previste alcune esibizioni. La più significativa è quella di Giulietta Cantalupi, che è campionessa italiana in carica nelle diverse specialità e l'unica italiana che rappresenterà appunto l'Italia ai Giochi Olimpici di Londra negli esercizi individuali. Giulietta effettuerà i 4 esercizi che presenta a Londra e sarà per lei una prova di pubblico, come si dice, perché non devono mai perdere l'abitudine di gareggiare e esibirsi di fronte a tanta gente. Il palazzetto di Bergamo si presta, è un bel catino perché loro possano sperimentare anche questa loro capacità di stare di fronte alla gente.